Il Consiglio Comunale stamattina, fra gli altri provvedimenti adottati, ha approvato la delibera proposta dalla Giunta Comunale con la quale si intende sostenere il Teatro San Carlo anche attraverso il conferimento di beni immobili. Per migliorare l'autonomia finanziaria e gestionale della Fondazione San Carlo, è stato deciso di conferire beni del patrimonio del Comune per un valore di 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe anche salire nel caso in cui venissero meno gli altri soci fondatori. Innanzitutto una bella prova di unità della maggioranza del Consiglio. Noi dobbiamo ricordare a noi stessi che il nostro gestore anni fa valutò 3 miliardi di euro il patrimonio. Dobbiamo ricordare che il più rigido dei piani di dismissione prevede 700 milioni di euro in 10 anni, che sono praticamente la quarta parte, quindi non sono la totalità del patrimonio, e questa dismissione si può compiere coniugando le ragioni della equità e del valore sociale diffuso. Ma siamo anche la città che, a differenza di altre, in questi mesi richiede il maggior numero di beni, li richiede al demanio, rimette in discussione i mancati conferimenti dal 2000 in poi, li richiede agli enti disciolti, allo spirito di rafforzare ancor di più non solo il nostro patrimonio ma le nostre prerogative e la nostra possibilità di intervento. Dove? Nella principale istituzione culturale d'Europa, la più antica del paese, che dà lustro alla nostra città, che è importante per l'idea della cultura coniugata alla difesa del lavoro ma della qualità artistica, e che è un fiore all'occhiello della nostra città rispetto alla quale, come dire, bisogna circuitare positivamente formazione, crescita culturale, territorio, rappresentazioni esterne, turismo, insomma, in due parole, la Napoli che vogliamo.